Beh, innanzitutto buonasera a tutti e veramente grazie di cuore per essere qui, come ormai è diventata lo dicevo con il parroco, è diventato non un'abitudine, perché l'abitudine è una cosa negativa, dà per scontato le cose, invece è diventato un appuntamento importante per la Fondazione Costruiamo il Futuro, ma per tutti noi. Una volta, due all'anno, confrontarci con degli amici, non su temi particolari, ma sulle questioni che noi riteniamo essere fondanti della nostra vita. Ed è per questo che, ne parlavo prima con Sua Eccellenza, che è già tornata qui diverse volte, ci colpisce, e di questo non possiamo che essere grati, che nonostante tutto e tutti, ci siano qui quasi 800 persone questa sera, che è un venerdì sera, a voler ascoltare, a voler capire, a voler comprendere le testimonianze degli amici che ogni anno, anzi ormai due volte all'anno, invitiamo sui temi che la Fondazione ritiene che siano i pilastri fondanti della vita sociale e della vita personale. Oggi il tema che è stato scelto è un tema, l'avete visto, è importante, e devo ringraziare innanzitutto gli amici che abbiamo invitato e che hanno accettato l'invito. Primo fra tutti Pupi Avati, che gli avete già fatto un grande applauso, però glielo rifarei facendo sentire, lui è un po' bolognese, il calore della Brianza. Pupi Avati non ha bisogno di presentazioni, la prima volta che l'ho incontrato, tra l'altro ci siamo conosciuti in un bellissimo momento, in un incontro con il Papa e con 10.000 volontari dell'Unitalsi, eravamo in Sala Nervi, e anche lì a raccontare, ognuno partendo dalla propria esperienza, mi avevano invitato per fare politica, lui per essere appunto un regista, una persona che in tutti questi anni ha vissuto questa responsabilità. Io lo ricordavo un grande film suo, gliel'ho detto, è stato il film che avrò rivisto con i miei amici ai tempi dell'università tantissime volte, che era Regalo di Natale. E da lì sono passati tanti anni, ma l'intelligenza e la capacità di raccontare la realtà da un punto di vista non è venuta meno, da un punto di vista, cioè da un giudizio che si può dare sulla realtà. Poi abbiamo chiesto ho visto che è famosissima, sei famosissima, quindi io sono molto geloso per due motivi. Primo, perché ho scoperto che è una maratoneta e fa 3:15, io faccio 3:45, quindi sono già finito. E secondo, perché ovviamente è giornalista, ha scritto un libro che anche mia moglie ha letto e continuava a sottolinearmi una serie da un titolo molto strano, poi ne parleremo. Non vorrei fare delle gaffe, ma sposa sì sottomessa. Costanza Miriano. E infine un amico personale, diciamo che io ho iniziato a Roma insieme con lui, nel senso che ci siamo incontrati in una cappella di Montecitorio, lui era il cappellano della Camera dei Deputati, io ero un giovane parlamentare nel 2001 e da lì è nata una grande amicizia. Adesso ho visto che il nostro amico vicepresidente l'ha già chiamato Eminenza, e quindi questo è un augurio, però è il presidente del Consiglio Pontificio per l'Evangelizzazione, e quindi è un ritorno, perché con la Fondazione tante volte in questi 13 anni ci siamo incontrati, Sua Eccellenza Monsignor Fisichella. Allora, a me spetta il compito, e ringrazio gli amici della Fondazione per aver introdotto con questo due spezzoni che io non avevo visto, ma mi aiutano molto a introdurre il tema. È un'oretta insieme, non ci sono domande, lo dicevo, la caratteristica la conoscete, non ci sono domande dal pubblico, ma vogliamo che i nostri invitati, i nostri amici, i nostri testimoni abbiano la possibilità di raccontarsi, e di raccontarsi sviluppando ovviamente la ragione per cui li abbiamo invitati. Il titolo: La famiglia, una bella avventura. E sottolineo la bella avventura, perché la vita è un'avventura bella, e la famiglia è
uno dei pilastri di questa avventura. Perché, e l'avventura non è una cosa eccezionale, perché come diceva Eliot, l'avventura, la vita, è innanzitutto la vita comune, la vita di ogni giorno, la vita che ognuno di noi è chiamato ad affrontare. E perché mi hanno colpito quei due filmati che abbiamo trasmesso? Perché il matrimonio, la famiglia, lo si può descrivere in 100 modi, lo si può raccontare da 10.000 punti di vista o anche da uno, in maniera idilliaca piuttosto che con le problematiche che ci sono. Ma la famiglia, il matrimonio, è la vita, è l'avventura della vita. Se c'è una cosa che a me non è mai piaciuta, lo dico, io sono sposato da 28 anni, non mi è mai piaciuta, è chi dice quella frase bellissima, no? Che tutti dicono, è come la prima volta, e mi sembra che nulla è cambiato dalla prima volta che ci siamo conosciuti. Per me quella è la frase più triste, se fosse così. Perché da quella prima volta, in 28 anni, sono passati tante cose. La vita ci ha messo alla prova nel rapporto comune, ma non è come la prima volta. È cresciuto, è molto di più della prima volta. Dopo 10 anni, dopo 20, dopo 30 e dopo 50. E questa è la ragione per cui i due spezzoni, sembra quasi che uno poteva dire il matrimonio e la festa, ma improvvisamente già in quella festa di matrimonio, già in quella scena, immagino che sia questa la ragione per cui Pupi Avati, così lo introduco subito e iniziamo ad entrare nel vivo, abbia voluto proprio nel momento, questa è la mia reazione al filmato che ho visto, proprio nel momento in cui ti sposi, nel momento della festa migliore, appaiono i problemi inaspettati dell'ospite, dell'amico che ha distanze politiche con te, di chi ti vuole rovinare la festa, ma non le puoi nascondere. E a distanza di 25 anni, se cogli la questione di fondo, la ragione per cui la sostanza del matrimonio, non tutto si dimentica, ma tutto si ricompone in un'avventura. E allora a me aveva colpito, così gli do subito la parola, in un'intervista che Pupi Avati aveva fatto presentando questa fiction, che ricordo ha avuto una media di 5 milioni di spettatori. Pupi Avati è sposato da 50 anni, quando fece questa intervista era 49, quindi aggiungo un anno. Allora gli fanno una domanda e lui, mentre lui dice, un matrimonio, il mio dura da 49 anni, di esperienze ne ho abbastanza per raccontare che cos'è, specialmente a chi non lo conosce o ne ha un'idea scorretta. A chi si riferisce? Alle persone sposate che magari in questo momento stanno vivendo difficoltà e pensano che lasciandosi le risolveranno. Io penso che la vita è complicata e vivere con un'altra persona lo è quasi sempre per tanti motivi. Ma vivendo il matrimonio ho capito che dare continuità, mantenere le promesse e trovarsi dopo tanti anni con la stessa persona, che è quella che ti conosce di più, a spartire gli anni della propria vecchiaia, sia una grande opportunità, non una penalizzazione. Io mi chiedo, come si fa a proporre sperimentazioni su tanti tipi di famiglia che sappiano non funzionare, quando ce n'è una, formata da un uomo e una donna, che funziona da millenni? Perciò c'è bisogno di mostrare questo in televisione, soprattutto ai giovani. E inoltre bisogna raccontare la storia di persone che sono riuscite ad affrontare le difficoltà della vita senza scappare, il contrario di quanto accade adesso. Questa è la ragione per cui ci siamo permessi di invitarti ed è il motivo per cui vorremmo che tu ci aiutassi a sviluppare da questo punto di vista e a raccontarci la tua esperienza. Grazie, Pupi Avati. Grazie a te, grazie a voi. La cosa bella di queste opportunità che mi vengono date nella quinta età della mia vita, perché credo di essere mai entrato o nella sesta, non so. La vecchiaia come è definita? Quarta, quinta, sesta, ultima? La prima. Titoli di coda. Comunque di autodefinirmi, di autoconsiderarmi uno dei pochi a poter parlare
di un istituto così misterioso e così sconosciuto e così poco praticato come il matrimonio. Perché negli ultimi decenni, negli ultimi anni soprattutto, il matrimonio è assaggiato, è assaporato attraverso quelle che sono le sue insidie iniziali, poi per essere abbandonato in cambio di altre opportunità che la vita offre ormai in modo molto generoso agli sposi di entrambi i sessi, soprattutto agli sposi di sesso maschile. E allora mi sono trovato a 50 anni dal giorno in cui dissi di sì a questa ragazza misteriosa, a me totalmente ignota, a pensare che probabilmente valeva la pena raccontare che cos'è un matrimonio. E allora mi sono presentata alla RAI. Il direttore della fiction, allora, termine orrendo, perché bisognerebbe definirli film, non fiction, si chiamava Agostino Sacca. E sono andato da Agostino Sacca e gli ho detto: caro Agostino, ho una grande idea, e secondo me molto opportuna. Raccontiamo un matrimonio che dura 50 anni. Ah, ma allora vuoi fare un film in costume? Come in costume? Come Agostino? Ma io sono sposato da 42 anni, Agostino, fra 7 anni, fra 8 anni, anch'io sono sposato da 50 anni. Ci sono delle famiglie in Italia che stanno in queste ore, probabilmente in questi giorni, celebrando i 50 anni di matrimonio. Non me l'ha fatto fare. Ho impiegato altri 8 anni per convincere Fabrizio Del Noce a licenziare questo progetto così anacronistico, così fuori dal tempo e così lontano dalla televisione che si fa. Le famiglie televisive che vediamo, sia a Mediaset che su Sky, che soprattutto anche sulla Rai, sono tutte famiglie molto molto particolari, molto disponibili anche ad alternative, ad interpretazioni molto molto diverse da quelle invece così rigide e così rigorose che avevo vissuto io nella mia vita. Io ho fatto, non l'hai detto, fortunatamente, perché hai detto molte cose che volevo dire, me l'hai già anticipato. Allora, io di solito esordisco dicendo: ho fatto i due mestieri più difficili del mondo. Il regista cinematografico, con mestiere ad altissimo rischio personale, se non altro come lo faccio io, e il marito. Il marito per 50 anni, il regista cinematografico per 47, quindi si equivalgono. Il cinema, devo dire, che ha avuto nei miei riguardi anche una certa, insomma, ha ricambiato abbastanza quella che era il mio atteggiamento amorevole. Mia moglie no. Mia moglie no. Mia moglie, io con mia moglie per 50 anni ho litigato. Tutti i giorni, oggi no, oggi deve essere successo qualcosa, infatti fra un po' quando torno in albergo la chiamerò, sicuramente ci sarà un pretesto per discutere. Ho sposato la donna che mi è più ostile fra tutte le donne che potevo aver conosciuto in Italia nel 1963, però era la più bella. Allora fra ostilità e bellezza, io ho scelto la bellezza perché il male è minore, perché ho la bellezza... Perché con la bellezza poi c'è un certo momento che la guardi, quando lei tace, non ti insulta. Mi fa ridere perché è vero, vorrei che lei fosse qua perché riderebbe anche lei. Ma io farei una fraternità delle mogli perché credo che... Così? E i matrimoni più durevoli, più longevi, sono quelli dove c'è molta litigiosità. La moglie pantofolaia, quella che ti porta il whiskino, caro, cosa hai fatto, il capufficio ti odia, ma tu sei il migliore, bravo, bravo, bacini, bacini, il programmino, cosa ti metti in televisione, cosa la partita, guarda solo la partita. Queste mogli durano 3 anni, 4, poi a un certo punto ti rompono le scatole da morire. Mia moglie è talmente insopportabile, per cui io debbo continuamente convivere con lei in uno stato di belligeranza totale. Sto scherzando naturalmente, perché nel fondo poi lei non me lo dirà mai, se non probabilmente quando io morirò e chiederò di salutare i miei figli, poi arriverà lei, lei mi dirà, almeno le labiali saranno "ti amo". Io capirò che mi ha detto "ti amo", voleva forse dire un'altra cosa, ma le scapperà detto "ti amo".
e io chiuderò gli occhi. Non me l'ha mai detto, non me l'ha mai detto, perché io, essendo brutto, voi sapete la differenza che c'è fra uno molto brutto e uno molto bella? È abissale, psicologicamente è abissale, perché quello molto brutto vive continuamente voi, perché siete tutti e tre persone molto gradevoli. Io sono il più brutto di noi quattro. Salendo me ne sono reso conto, dico, com'è che sono solo il più vecchio ma anche il più brutto. Ma ho vissuto una vita da complessato. Posso dilungarmi un attimo? Sì, sì, siamo... Ho due ore, sì. Tre. Sei solo un mio amico brianzolo che ogni volta che è qui mi dice, mi raccomando Maurizio, domani mattina alle 5 io devo andare a lavorare mentre tu fai politica e non fai niente. Vabbè, quindi... vengo con lei, le continuo il racconto mentre lei va a lavorare. No, vai. Allora, no, la faccio breve. Nella Bologna nella quale io sono stato ragazzo, la bellezza delle ragazze era veramente un dono, un'unicità. Qualche cosa di assolutamente straordinario, di sacrale, che pioveva dal cielo, miracolosamente. In una Bologna dove le donne erano di una bruttezza unica, venivano da Modena, da Reggio, da Piacenza, a vedere le donne quanto erano brutte le ragazze di Bologna. E dei cessi assoluti. E poi improvvisamente, quando sono tante così brutte, ce n'è una, io non li vedo, ce n'è una che improvvisamente, una, due, tre, fiorisce ed è bellissima. E questa bellissima la vogliono tutti, la desiderano tutti, tutti la corteggiano. E io un giorno ero in macchina, sul 500 con Cicci Foresti, con quell'occhiata, con quello sguardo, con quell'atteggiamento dei rapaci che si guardano attorno, e improvvisamente vedo passare questo fiore, questa meraviglia, di fianco a un principe, Gianluigi Zucchini, un principe, lo conoscevamo tutti, alto, meraviglioso, c'era questo fiore fiorito quell'anno. Io dico, chi è? Gigi, scendi, fermala, voglio conoscere, la voglio sposare, io voglio sposare tutte. E Cicci la ferma, il mio amico era molto disinibito, non era come me, la conosce, me la porta e ci conosciamo. E io conosco questa ragazza che ha un nome maschile, si chiama Nicola. Io avevo un nome da gatto, mi chiamo Pupi, poi compreremo un cane che si chiamerà Filippo, quindi ci sarà una di quelle confusioni onomastiche meravigliose, per cui nessuno capirà quando dice Filippo Avati chi è un cane. E allora questa ragazza, vi annoio? No, allora questa ragazza esce. Questa ragazza esce con noi convinta che la stesse corteggiando. Lei un po' se ne intende di corteggiamento? Un po'. Sa cos'è, almeno dalle confessioni. Questo ragazzo la corteggiava, faceva finta di corteggiarla. Quindi uscivamo in quattro, io con una fidanzata finta, lui fingendo di essere suo e noi. E non rimango mai solo con lei, fino a quando una sera, una caccia al tesoro, riesco ad avere l'opportunità di accompagnarla a casa. Via Mezzofanti 69 per la privacy. Sotto casa, mezzanotte, meno 5, 18 febbraio 1963, una data da scrivere sull'agenda. Lei sta per scendere, io e lei soli, Viale Mezzofanti, Bologna. Gli anni 60. Ciao, grazie di avermi accompagnato. Prego, aspetta. Sono le 12 meno 5. E allora? Fra 5 minuti non è più il mio compleanno. E allora? Stamattina mi sono svegliato, mia madre si è dimenticata che era il mio compleanno. I miei fratelli si sono dimenticati che era il mio compleanno. All'università non mi hanno ricordati che era il mio compleanno. A Bar Margherita nessuno mi ha detto che era il mio compleanno. Fra 5 minuti nessuno mi farà più gli auguri. Passerà il mio compleanno senza che nessuno mi abbia dato neanche un bacio. Un silenzio di qualche secondo, di qualche istante. Lei ci pensa, mi compatisce, che è uno degli strumenti essenziali nel corteggiamento, si protende e mi bacia. Io compio gli anni il 3 novembre. Allora,
Con questa premessa, qui entriamo nella zona tecnica sua, con questa premessa, dopo 8 mesi ci troviamo di fronte a un sacerdote vestito con i paramenti, con la chierichetto, tutti gli invitati, e questo sacerdote mi chiede: voi tu avati Giuseppe prendere in moglie la qui presente Amelia, perché si chiamava poi Amelia Turri, finché morte non vi separi? E io guardo questa, non sapevo niente, sapevo solo che era bellissima. Ci eravamo un po' frequentati, sapevo che era molto nervosa, ma non sapevo altro. Dico sì, ma cosa sapevo io di questa ragazza? Cosa sapevo di quello che ci avrebbe atteso per 50 anni a venire? Io le ho promesso di stare con lei per 50 anni a venire. Io ho scommesso la scommessa più alta, più definitiva che un essere umano possa fare, la più bella, la più inebriante, altro che gioco d'azzardo, quella vera in cui uno dice banco. Ed è stata eccitante per questo, perché io ho detto banco, e lei ha detto banco, e lei ha detto sì, e non sapeva nulla di me. L'abbiamo scoperto, bastavano pochi giorni, perché già dopo 3 o 4 giorni ci tiravamo le cose addosso, lei scappava da sua madre, io scappavo da mia madre. Ci odiavamo, ci siamo separati. Lei si è accorta, dopo aver già avuto un bambino, che io sono diventato improvvisamente da venditore di pesce surgelato, facevo il venditore della Findus quando mi ha sposato. Piacere, sono dirigente della Findus, mi occupo di bastoncini di pesce, di spinaci tritati e di filetti di soglio alla limanda, articolo 556, 544, 550. Ah, però, piacere. Improvvisamente un giorno sono tornato a casa e le ho detto: voglio fare il regista cinematografico. Cosa? Voglio provarci. E mi ha lasciato provare. Se trovate in casa un regista cinematografico di nessun successo, tra l'altro, che però già, in quanto regista cinematografico, godi di una serie di privilegi in quell'ambito lì, improvvisamente questo bruttarello che non batteva un chiodo, io a tutti quelli che hanno il complesso auguro, suggerisco di fare registi cinematografici, perché veramente cambia la vostra vita nei riguardi dell'altro sesso. Io improvvisamente mi sono trovato oggetto dell'attenzione di tante ragazze. E lei se n'è accorta. E una notte, non lo auguro a nessuno quello che è successo a me, dormivo, ero tornato a casa alle 4 del mattino perché mi intrattenevo fuori casa, e all'improvviso ho ricevuto un ceffone in faccia di una violenza estrema. E svegliarsi con un ceffone in faccia, non so, è accaduto a qualcuno di voi? A nessuno. In Brianza nessuno. Nel Lazio a me, no, Bologna, è una cosa traumatica, è come che ti piova addosso è una cosa, ti svegli e non sai dove sei, chi sei, cos'è, c'è la luce accesa, c'è lei che ti guarda e dice: so tutto. E tu, siccome sei rimbambito dallo schiaffo e dal sonno, non pensi che cosa vuol dire so tutto, dai per scontato che veramente sia, che lei sa tutto, insomma. Non sapeva niente in realtà, mi ha cacciato di casa, ho dovuto ammettere questa storia e sono stato 8 mesi fuori di casa. E andavo il giovedì a casa a trovare i miei bambini, ne avevo 2. E i bambini mi aspettavano nel corridoio, mi davano la mano come al dottore. E io tornavo dall'altra persona, fino a quando un giorno ho capito che il mio egoismo stava prevaricando, stava in qualche modo sovrapponendosi a quello che sarebbe stato il destino dei miei figli. Io stavo privando i miei figli di una figura paterna per il mio egoismo. E allora ho detto a questa signora, a questa donna, ho detto: io torno a casa. E lei ha pianto. C'è nel mio sceneggiato questa scena, e mia moglie l'ha vista. Mia moglie ha visto anche quello che non aveva visto nella mia autobiografia, nella vera sua vicenda. E sono andata a casa da mia moglie e le ho chiesto di riaccogliermi. Ed è stato molto complicato, perché nel frattempo anche mia moglie
aveva in qualche modo rimesso su una sua vicenda. E questo periodo, io farò prima o poi un film che ha per titolo la 14ª domenica del tempo ordinario, perché è stata quella la domenica in cui ci siamo sposati. Il ritornare assieme dopo aver vissuto esperienze così diverse, io lo suggerisco a tutti, perché veramente è un momento di ricostruzione di un rapporto nella consapevolezza di quello che hai lasciato e di quello che ritrovi. E io pensavo di essere tornato a casa per i miei figli e mi sono accorto invece che sono tornato a casa per mia moglie. E da lì è veramente cominciato il nostro vero matrimonio, che non è più una cosa che fa ridere, è una cosa che è fatta di giornate orrende, di giornate bellissime. E lei è lì, è diventata grande, io ho 76 anni e lei ne ha 71. Lei non è più la più bella ragazza di Bologna, anche se in certi momenti, quando non la guardo di nascosto, lo è, ma non si fa vedere, lo fa di nascosto. Ma sicuramente è la persona che è più importante della mia vita, perché è la persona che trattiene dentro di sé tutto me stesso. È l'hard disk sul quale ci sono incise le mie giornate in cui sono stato carino, simpatico, bevevo 18 Campari Soda, mi chiamavano Peppino Camparino per forza che ero spiritoso. Poi uno quando è ubriaco è spiritoso per 3 minuti, poi subito dopo diventa penoso. Quindi lei mi ha visto quando suonavo, le sere in cui suonavo bene, le sere in cui siamo stati ai festival ed è andata bene, poi mi ha visto le sere in cui è andata malissimo, in cui dovevamo scappare via vergognandoci, mi ha visto quando ho avuto l'infarto, mi ha visto nelle cose più orrende e nelle cose più belle, mi ha visto sempre. E non c'è una persona che mi abbia visto così tanto e così in fondo e così dentro e con così tanta continuità e sapendo di me molto più di quanto non sappia io, intuendo quello che dirò, quello che farò, quello che penserò, come reagirò. E io penso che la vita senza di lei sia assolutamente impossibile, invivibile, che non ci sia un'ipotesi. E allora adesso, a Ceccanibbi, vicino a Todi, in una piccola parrocchia riaperta grazie a una serie di intercessioni, perché non volevano riaprire questa chiesa, perché non mancano i parroci, mi sono risposato. E ho chiesto al sacerdote di ridomandarmi: vuoi tu prendere la qui presente Amelia Turri finché con la formula? E ho detto sì, ma ho detto sì guardando questa donna che mi era di fianco. Adesso sapevo perché dicevo sì, 50 anni prima non lo sapevo. Io mi sono sposato pochi mesi fa. Ecco, io credo che il matrimonio vada raccontato da chi ne sa tanto quanto ne so io. Non legittimo tanti altri a parlarne, perché occorre veramente essere transitati attraverso questa cosa. E chi si alza veramente all'antipasto, dopo le prime due portate, quando hanno appena portato i cubetti, come si portano adesso, di mortadella e lo sparvo, il champagnino, e già dice che questo ristorante è pessimo e non ha, ne ha assaggiato neanche il primo, niente, già si è ritirato, già si è arreso. Ecco queste, oppure i tanti politici che vanno in televisione a parlare di matrimoni hanno alle spalle solo dei disastri e non hanno saputo o voluto resistere, perché è molto più comodo non farlo. Io credo che queste persone non debbano parlare di matrimonio, proprio debbono veramente avere il pudore di non dirmi che cos'è un matrimonio. Non abbiano veramente la sconsideratezza di dirmi cos'è un matrimonio e cos'è un figlio e cosa sono i figli e qual è il rapporto corretto che ci deve essere. E adesso che sono entrato in questa quarta, ho chiuso, sai, non ti preoccupare, ti vedo agitato. In questa quarta parte della mia vicenda umana, in cui si incomincia ad avvertire il rientro a casa, che è la vecchiaia, che ha una sua bellezza, un suo fulgore, perché torni nella tua regressione, torni veramente molto vicino ai bambini. Io sento sempre più vicina la nostalgia nei riguardi dei miei genitori.
Io sento, lo diceva lei oggi, io sento la nostalgia di voler tornare ad essere figlio, a chiudere veramente in un modo non traumatico ma armonico un giro, un percorso, un'elisse che questa navicella ha fatto dal momento che, che sono nato al momento che torna a casa, in cucina la sera, da mio padre e da mia madre che mi aspettano. Io credo che raccontando te il rapporto con tua moglie hai raccontato un pezzo di ognuno di noi. E mentre tu parlavi, a me veniva in mente, perché rispetto alle testimonianze della vita non si può fare teoria e nessuna delle persone che abbiamo invitato fa teoria. E mi venivano in mente due episodi della mia giovinezza quando un giovane sacerdote ci tirava su, si chiamava Don Luigi Giussani, facevamo l'università e al tempo dell'università, ovviamente come al tempo della vita, hai detto, passavano bellissime ragazze e lui non si spaventava del fatto che noi guardavamo le bellissime ragazze dell'università cattolica e ci diceva quella bionda, quella rossa, eccetera, ma ci diceva una cosa che attraverso la tua storia e attraverso la mia ho visto sempre più vera. Più vera. Perché la vita ha dimostrato vera, con tutte le sue passioni, difficoltà e gioie. Ci diceva, guardate che quella bionda, quella nera e quella rossa, ricordatevi ognuno di voi, è il modo con cui la gherminella di Dio vi prende, vi chiama. In quel momento voi siete chiamati, attraverso quella cosa che vi sta colpendo, a prendere che cosa? Sul serio di più la vostra vita. E quel rapporto, quel fascino ti obbligherà, se lo prenderai sul serio, non a stare tranquillo, ma ad andare al fondo della ragione di un rapporto, di un amore. E quello che tu hai raccontato a me ha ricordato questa cosa. E io ti ringrazio per quello che ci hai detto. E mi hai ridetto. Anche perché poi sempre, e introduco Costanza, chiedendo scusa per il titolo sbagliato, non è sposa e sì sottomessa, ma sposati e sì sottomessa, che poi e mi ricordo sempre con l'irruenza di quel, perché non c'eravamo, era l'inizio ovviamente della storia di Don Giussani prete, quando vedeva due ragazzi baciarsi, sacerdote all'inizio degli anni, alla fine degli anni 50, pensate che cosa voleva dire in mezzo alla strada, non si scandalizzava, ma andava da loro e gli diceva: cosa c'entra tutto questo, il tuo bacio con le stelle? Cosa c'entra con le stelle? Ed è un po' quello che Costanza Miriano, io ho capito questo leggendo e sfogliando il tuo libro, proprio questo, che questo richiamo al sì sottomessa, che poi è San Paolo, ha esattamente questo fondo e questa radice. Cito solo, e quindi non aggiungo nient'altro, tre spunti che mi avevano e che mi hanno colpito, perché ce n'è uno quando dici, appunto spiegando il titolo, per smussare gli angoli c'è un solo modo, dovrai imparare ad essere sottomessa, come dice San Paolo, cioè messa sotto, perché tu sarai la base della vostra famiglia, tu sarai le fondamenta, tu sosterrai tutti, tuo marito e i figli, adattandoti, accettando, abbozzando, indirizzando dolcemente, e chi sta sotto che regge il mondo, non chi si mette sopra gli altri. E poi più avanti dicendo qual è il segreto della sottomissione, altro che sottomissione. Dovremmo saltare di gioia da quando mettiamo i piedi in terra la mattina. Se non lo facciamo è perché c'è un profondo, misterioso desiderio in noi mai saziato. È perché abbiamo dimenticato che ci stiamo a fare qui. È così? Sì. Io sono un po' meno titolata perché sono sposata solo da 16 anni, quindi comunque
Diciamo che il mio percorso è stato quello di scoprire, sono cresciuta in un altro clima culturale forse, quindi sono cresciuta con l'idea della parità, della totale, della necessità di condividere tutto a metà, di dividere i carichi, i pesi e di fare tutto a metà con mio marito. E invece la mia prima scoperta è stata che uomini e donne sono creature appartenenti a pianeti diversi proprio. Che la prima scoperta è stata il fatto che non parliamo neanche la stessa lingua. E questo all'inizio, nel momento della simbiosi, del fidanzamento, in cui tutto sembra facile, in cui insomma il momento del bacio che però c'entra con le stelle, uno non lo capisce. E poi invece nel quotidiano insomma, si comincia appunto a vedere che uomini e donne devono veramente fare un lavoro reciproco di traduzione. Qualche giorno fa ho letto su internet, su Facebook, che se nell'Apollo 13 ci fosse stata una donna nell'equipaggio, avrebbe detto: Houston, abbiamo un problema, dici pure. No, vabbè, non importa. No, di qual è il problema? No, vabbè, lo devi capire da solo, non importa. No, perché noi fatichiamo moltissimo a spiegarci, a esprimere chiaramente i nostri bisogni. Un esempio che faccio sempre con mio marito è che se io dico non venirmi a prendere, che c'è traffico, in realtà significa vieni, sfida la tempesta, il traffico, prendi il cavallo, la lancia, il mantello e vieni lo stesso. Invece per un uomo che sente non venirmi a prendere, non viene, no? Per cui la scena è sempre: ma come, non sei venuto? Ma mi hai detto di non venire, no? Quindi è sempre: Houston, abbiamo un problema, ci dovevi arrivare da solo. E di solito, insomma, non è che proprio ci arrivano sempre, esclusi i presenti, chiaramente. E quindi, no, è perché proprio il modo di usare le parole è diverso. Nei primi anni, mi ricordo che un'amica, quando ero sposata da 6 mesi, mi disse: coraggio, che i primi 10 anni sono un po' difficili, poi andrà meglio. E è vero, effettivamente poi l'ho provato, però quando ero sposata da pochi mesi, insomma, la notizia mi ha un po' colpito. E poi ecco, la mia scoperta di questi anni è stata che alla fine c'è una limitata capacità di amare in tutti noi, uomini e donne, che si scontra invece, che non si sovrappone mai all'illimitato desiderio di essere amati che abbiamo tutti noi. E quindi questa differenza tra uomini e donne, anche nel modo di parlare, nel modo di fare qualsiasi cosa, Chesterton paragona l'uomo e la donna alla forchetta e un coltello che non si incastrano mai bene, ma che funzionano solo insieme. In questa non sovrapponibilità c'è, il Cardinal Scola dice, il segnaposto del totalmente altro, cioè alla fine il richiamo di questo cuore mai totalmente colmato dall'altro richiama poi al vero sposo e alla vera sposa della nostra anima, che è Dio. Cioè, per la mia esperienza, la fatica del quotidiano, il non essere completamente amata come volevo essere amata e non riuscire ad amare come mio marito vuole essere amato, alla fine è il modo per ricordarci che solo Dio colma tutte le nostre attese, che è solo Lui che veramente è con Lui che si fanno i conti alla fine della giornata. E quindi quel piatto in più raccolto, quel calzino in più messo a posto, quell'accompagnatura in più, quel sacrificio in più che facendo i conti umani non tornano mai, e si fanno queste cose in più si fanno per il Signore, perché alla fine è il rapporto sponsale, che è il rapporto con Dio, è comunque per tutti, anche per i consacrati, alla fine è il segno dell'amore. E la mia, ecco, insomma, la mia scoperta, a parte, vabbè, le circostanze per cui ho scritto il libro sono
del tutto casuali e in realtà io trascorrevo il tempo a cercare di convincere le mie amiche a sposarsi. Poi per una veramente una casualità è successo che ho scritto questo libro che pensavo avrebbero comprato mia mamma, mia sorella e le cugine, e invece poi è diventato un piccolo caso e ho capito che in realtà quello che il mondo ci dice sull'amore non ha veramente quasi niente a che vedere con la vera stoffa di cui è fatto l'amore di un matrimonio. Quello che dice il mondo è segui te stesso, le tue emozioni, i tuoi istinti, il coraggio anche di il coraggio di lasciarsi se non ci si ama più, questo amore insomma tutto fondato sull'emozione, sul sentimento, quando invece l'amore è prima di tutto un comandamento, una decisione, una scelta, una decisione di fondo dell'anima, così appunto un percorso anche, una scoperta che si fa negli anni. Lo specifico femminile e maschile su cui ho cercato di ragionare sui libri appunto è stato la scoperta che la tentazione femminile di solito è quella del controllo. Io credo che San Paolo richiami le donne ad essere sottomesse proprio perché coglie quello che è il punto centrale della tentazione femminile, cioè noi donne sposiamo un uomo modello base, diciamo, che più o meno ci può andare bene e lo vogliamo migliorare, no? Lo vogliamo, insomma, e di solito l'uomo non vuole essere migliorato, tantomeno dalla moglie. E non vuole i nostri consigli, non vuole insomma, noi abbiamo quasi tutte la sindrome della maestrina o nei casi più gravi come il mio della preside, no? Cioè lo diciamo sempre per il loro bene, chiaramente, però ecco, a volte insomma, siamo un po' faticose da sopportare. E quindi la sottomissione credo che sia proprio per la donna il richiamo a lavorare su questo, perché il matrimonio credo che sia fondamentalmente un cammino di conversione reciproca, dove la fatica che l'altro ti fa fare è proprio un regalo che Dio ti fa per la tua conversione, perché tutto quello che ci fa fatica in realtà è perché risuona col nostro peccato, perché altrimenti non ci tocca. E quindi il punto di fatica che si fa con l'uomo e l'uomo con la donna sono proprio i punti di lavoro, no? E l'uomo invece, quindi la tentazione femminile è quella del controllo, di voler un po' manipolare, un po' educare, un po' formattare, un po' migliorare, che è un po' una qualità che la provvidenza dà alle donne perché sono fatte per essere educatrici, per aiutare la vita nel suo inizio, per formare le persone, ed è sicuramente una qualità femminile, però il rischio è quello di usarla togliendo la libertà all'altro, di smettere di accogliere, smettere di vedere prima di tutto la bellezza dell'altro e di dirgli con uno sguardo di alleata: è una cosa buona che tu sia qui vicino a me, poi dopo miglioreremo, però intanto è bene che tu ci sia. E invece la tentazione maschile, che è quella a cui San Paolo richiama gli uomini invitandoli ad essere pronti a morire per le mogli, come Cristo è morto per la Chiesa, la tentazione dell'uomo è quella dell'egoismo, esclusi presenti sempre, cioè quella di tenersi sempre una parte di vita per sé, una parte che non mettono completamente in gioco nella famiglia, un rifugio, dall'epoca primitiva la caverna, oggi magari a forma di iPad, però insomma sempre un posto nel quale tirarsi un po' fuori dalla relazione. E da questo sguardo della donna che, come diceva Pupi Avati, che vede l'uomo, come dice la lettera di Giovanni Paolo II alle donne, la donna vede l'uomo prima ancora dell'uomo stesso, e a volte questo sguardo insomma, l'uomo cerca di svicolare. E credo che appunto in quel passo della lettera di San Paolo agli Efesini, a cui ho dedicato due libri, colga proprio i due punti su cui uomini e donne devono lavorare, cioè la tentazione del controllo e l'egoismo o la tentazione della fuga da parte dei maschi.
E questa credo insomma che sia una cosa che in giro non si dice tanto, perché oggi, anche senza scomodare le teorie del gender, ma comunque la vulgata sui rapporti tra uomini e donne non parla della differenza profonda anche nel modo di amare, nel modo di stare in famiglia. E invece ecco, la scoperta che la famiglia è prima di tutto un lavoro, un posto nel quale mettere la parte migliore di sé. Io dico sempre che insomma la mia crociata contro la tuta da casa, i vestiti bucati, macchiati che uno tiene in casa, perché è il posto in cui spesso si dà il peggio, in cui si mostra il proprio lato peggiore e anche si perde un po' la cura dell'intimità. E una volta da Radio Maria ho lanciato anche la crociata contro le mutande ascellari, che diventano, dopo un po' di anni, anche la cura dell'intimità si perde, no? Invece fare memoria di questa necessità di considerare il matrimonio come la nostra prima chiamata, la nostra opera d'arte, la nostra cattedrale, che magari come le cattedrali medievali, no? Nessuno di noi sa chi le ha costruite, ci sono delle parti magari sotto le volte scolpite da qualche anonimo artista che nessuno ricorda, e però così e sono bellissime. Così il lavoro nella famiglia è questo, cioè fare con cura come nel nostro monastero personale e familiare. Ogni gesto con cura, che forse insomma una cura che forse non sempre viene apprezzata, perché soprattutto la mamma di solito è considerata più o meno un elettrodomestico, una cosa che non è che si ringrazia per ogni gesto, però è un lavoro che vale veramente la pena e che è appunto una bellissima avventura. Mi fermo. Sui tempi, no? Continuava a guardare l'orologio, perché gli avevamo detto 10 minuti, ma secondo me non devi avere con noi, quando si dicono, esatto, il secondo si testimonia la propria vita. Tra l'altro io non l'ho presentata, ma non è che lei così fa semplicemente la giornalista o la scrittrice, ha quattro figli, quindi lavora, Benji, va in giro a fare presentazioni e corre, quindi voglio dire, se no sembra quasi che uno dall'esterno dica, è quello che mi fa più invidia, dica le cose, ma dopo ci torneremo. Anche perché ho colto altre questioni del tuo libro che mi hanno colpito. Eccellenza, adesso tocca a lei, io non le faccio nessuna domanda ma solo una considerazione, perché lei qui oggi ha un compito molto importante. Noi c'è un regista, c'è un giornalista, c'è un politico, bene o male ci occupiamo tutti di comunicazione. Se c'è un capolavoro che avete fatto, così vado diretto, voi, è che la Chiesa giustamente ha convocato un sinodo sulla famiglia. La mia percezione è stata, quella che si è letta dai mass media, che di tutto si sia parlato all'esterno meno che della famiglia. Nel senso che è sembrato che in 15 giorni, poi ho letto il documento e invece non è così, è anche la preoccupazione del Papa nel convocare per 2 anni, no? Questo era a mettere a tema la famiglia nel magistero della Chiesa, nel ruolo che la famiglia deve avere e può avere anche nella nostra società, ovviamente poi nella lettura del documento è emerso. Ma è sembrato che il problema della famiglia oggi sia semplicemente se o no dare la comunione ai divorziati, oppure se o no accettare o non accettare il matrimonio appunto anche tra persone dello stesso sesso. E quindi il grande compito, anche dopo le testimonianze che a me hanno colpito tantissimo, è una provocazione ovviamente, perché non è così e lo sappiamo che non è così, è proprio un po' quello di aiutarci a comprendere perché è così fondamentale addirittura da dedicarci un sinodo di preparazione, un sinodo poi quello che lei mi ha spiegato, come si dice, quello plenario, insomma, quello quello importante, dove ci sono tutti i vescovi che partecipano. Perché è così importante per il magistero della Chiesa la famiglia, e perché difendere la famiglia non è semplicemente difendere una bandiera, un tifo,
come si fa il tifo per il Milan o per l'Inter o per una squadra di calcio. Dunque, meno male che ha detto che non faceva domande, perché ne ha fatte 10 via una l'altra. E per fortuna che ha detto che è anche un amico, in effetti è vero, siamo amici, perché ha iniziato dicendo voi avete incominciato a fare questo. No, perché una volta mi sfogo, siccome siamo sempre noi, quindi... No, adesso io dovrei rispondere a quali? No, a quello che vuole. Tema libero. Dunque. Non è in difficoltà, ve lo garantisco. Innanzitutto vorrei dire che sono contento di essere qui e vi saluto tutti. E mi è piaciuto anche il titolo che avete dato. Anche se lo modificherei alla luce di quello che abbiamo ascoltato, lo modificherei in questo modo, che l'avventura della vita passa attraverso la famiglia. Perché io penso che sia veramente così. Nessuno tra di noi è privo di una famiglia. Tutti noi abbiamo una famiglia. Mentre il maestro Pupi Avati parlava, vi dico qualcosa che mi è successo perché non l'ho mai raccontato a nessuno, ma penso che sia bello dovervelo, cioè condividerlo con voi. 3 anni fa, mentre celebravo durante l'estate, il giorno del mio compleanno, il 25 di agosto, mentre celebravo la Santa Eucaristia ed ero solo, il Signore mi ha fatto un grande dono, inaspettato, non lo so, ma sono quelle cose che ti succedono mentre stai celebrando la Santa Eucaristia e sono dei doni. Ma vi assicuro, il Signore mi ha fatto percepire, mi ha fatto toccare con mano l'atto di amore con il quale io ero nato. Cioè, non so cos'è successo, e anche a dovervelo ripetere, so che non dico le cose come le ho vissute, come le ho percepite, ma il Signore mi ha fatto toccare con mano l'amore di mio papà e di mia mamma nel giorno in cui io venivo concepito, e me lo ha fatto toccare con mano il giorno del mio compleanno. E come se non bastasse, durante quella celebrazione della Santa Messa, il Salmo era il Salmo, una frase del Salmo che io ho letto come il mio motto episcopale: ho scelto la via della verità. E devo dire che ho messo insieme queste due esperienze. Cioè, il Signore ti fa toccare con mano in alcuni momenti della vita la verità sulla tua esistenza. Cioè, io sono il frutto di un atto di amore. E vi assicuro, amici miei, non c'è niente di più bello che sperimentare una cosa come questa. Certo, a me manca molto l'esperienza di non poter avere dei figli miei. Lo dico con tanta umiltà, ma anche con tanta gioia, perché poi il Signore mi ha riempito di tanta altra gioia. Ma se mi doveste chiedere che cosa mi manca di più, è certamente il non poter generare, il non poter vedere che dopo di me ci sono dei miei figli che portano il mio DNA, tratti del mio DNA, che rimane di me qualche cosa dopo di me. E so che in ogni caso anche questo non è vero, perché il Signore mi ha riempito di tanti altri doni, per cui ho figli, figlie, ho una moltiplicazione di famiglie, ho una realtà immensa di cui posso soltanto dire il mio grazie e abbracciare per alcuni versi il mondo intero. Però con questo non voglio esonerarmi da rispondere alla sfilza di domande che Lupi mi ha fatto. Perché vedete, non è assolutamente vero che al sinodo la famiglia sia passata in secondo ordine, non è vero. Questo sinodo lo ha voluto il Papa Francesco direttamente. Posso dirvi che
le proposte che erano state portate all'attenzione del Papa erano delle tematiche di ordine antropologico. E il Papa invece ha detto no, penso che noi dobbiamo parlare della famiglia. E lo ha fatto come conseguenza di quel sinodo del 2012, ottobre 2012, in cui si è parlato della nuova evangelizzazione e trasmissione della fede. E tutto questo ha una sua continuità. Chi è che trasmette la fede? Chi sono i primi chiamati a evangelizzare? È la famiglia, ed è quello che noi abbiamo considerato. Temo che i mezzi di comunicazione, alcuni mezzi di comunicazione, abbiano voluto dare una informazione molto più strumentale al loro modo di comunicare la notizia e di comunicare i lavori del Sinodo, piuttosto che dell'oggettivo impegno che abbiamo avuto per 2 settimane, che in ogni caso sono e rimangono preparatori a quello che sarà nel prossimo ottobre. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa io appartengo al gruppo dei 15 vescovi che preparano il sinodo del prossimo ottobre, e abbiamo appena ultimato una 50ina di domande che ormai nelle prossime settimane diventeranno patrimonio di tutti, patrimonio delle diocesi, delle parrocchie, dei movimenti, delle associazioni, di tutti coloro che vorranno riflettere e vorranno rispondere a questi interrogativi, che serviranno poi dopo a noi per preparare ulteriormente il sinodo dell'ottobre prossimo. Ma quello che mi sembra importante è questo. Noi abbiamo soprattutto considerato perché il mondo di oggi, soprattutto nell'Occidente, perché non è così in tutto il mondo, è soprattutto l'Occidente che vive la crisi del matrimonio, perché è soprattutto l'Occidente che vive la crisi della fede. Perché la crisi del matrimonio non c'è, ad esempio, in Africa. La crisi del matrimonio non c'è, ad esempio, in quelle zone dell'India, in quelle zone dell'Asia, dove il cristianesimo sta crescendo sempre di più e dove diventa lo strumento per il consolidamento stesso e il progresso della società. Noi lo sentiamo in maniera molto forte. E allora l'attenzione che abbiamo posto è come se l'era posta anche Giovanni Paolo II nel 1981, nel 1980, quando, convocando di nuovo un sinodo, aveva chiesto come mai oggi, e le domande erano le stesse, come mai oggi c'è un attentato così forte nei confronti della famiglia, della solidità della famiglia e del desiderio di dover avere una famiglia. Noi non abbiamo ancora le risposte, quelle risposte per poter sollecitare la comunità cristiana, ma soprattutto le nostre famiglie, ad essere di nuovo protagoniste. Quello che ci sforziamo di fare è quello di dire alle famiglie: riprendete quota, riprendete quota, perché ci stiamo abbassando troppo e abbassandoci noi stiamo compromettendo il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi. E se compromettiamo tutto questo, ne va del senso della nostra esistenza stessa, ne va del senso della vita. Io vorrei riprendere alcune espressioni che ho ascoltato adesso dai 2 interventi precedenti. Perché vedete, Pupi Avati ha detto all'inizio, ha parlato della bellezza. Perché noi non riusciamo a esprimere la bellezza del matrimonio? Perché è ciò che è bello che viene amato. Amare il matrimonio e amare la famiglia significa in primo luogo mostrarne la bellezza, perché questo è il punto di contatto. Se è bella, se è bello il matrimonio, se è bella la famiglia, merita di essere vissuta, non come un esperimento, ma come il dono di tutta la mia vita, come la realizzazione di tutta la mia esistenza.
Lasciatemi dire per un verso, vedete, la famiglia, il matrimonio, la famiglia, che poi sono elementi che si richiamano costantemente, sono quel perenne richiamo al mistero della croce di Cristo. Perché la croce di Cristo ci dice che c'è quell'amore che si dona, un amore che è anche sofferenza e che però è la vittoria, perché vince la morte, vince il limite, vince anche il tradimento, vince anche il tradimento, che purtroppo da sempre è l'esperienza drammatica che è vissuta all'interno della nostra esperienza quotidiana. Possibile che questo uomo, che questa donna, che la nostra vita debba sentire sempre il dramma del tradimento? Tradimento nell'amicizia, tradimento nella fedeltà, tradimento nella promessa data, il tradimento. E non scoprire invece la bellezza della fedeltà. Sono fedele, perché la fedeltà è segno dell'amore. Potranno venire meno le espressioni dell'amore, ma non viene mai meno la fedeltà, vedete? Perché la fedeltà rimane come il segno permanente che ti sto amando. Ma questo vale anche per me che sono prete. Ma come può venire meno la fedeltà alla mia vocazione, la fedeltà alla mia vita di dover dare la mia vita per la Chiesa e per Gesù Cristo nel servizio della Chiesa, nel servizio dei fratelli? Ma non potrei più capire chi sono io. Ma mi dite, come può una persona capire se stessa dopo un dramma per cui dopo 10, 15, 25, 30 anni, 50 anni prende e se ne va? Ma chi sei tu? Tu sei soltanto quello in relazione con quella donna. Non ti capisci più senza di lei. La tua vita, la tua esistenza, la tua identità, tutto ciò che tu sei è relazione con lei. Questo è la crescita nel matrimonio. Ma se io anticipo tutto, ma perché dura un matrimonio anche 50 anni nonostante tutto? Perché c'è la scoperta di una conoscenza quotidiana di un qualche cosa di nuovo che mi rappresenta quella relazione. Ma se io, soprattutto amici miei giovani, ma soprattutto voi giovani, ma se anticipiamo tutto del matrimonio, se il matrimonio è una conoscenza che inizia già a 14-15 anni e vivo tutto quello che dovrebbe essere la vita matrimoniale, l'anticipo tutta completamente, in tutto e per tutto, che cos'hai poi di nuovo da scoprire? Che cosa? E sono questi, vedete, gli interrogativi che ci formuliamo, quegli interrogativi con i quali siamo chiamati a confrontarci tutti quanti. Perché la famiglia è lì, rimane il nucleo fondamentale, quel nucleo senza del quale non conosciamo più noi stessi. E allora dalla bellezza della famiglia alla conoscenza nella reciprocità, a trovare il proprio posto, sottomessa, sotto, sì, ma sotto ci sono le fondamenta. È lì allora che tiri su. E in quelle fondamenta puoi costruire tutto, puoi costruire la tua casa. Ed è costruita sulla roccia. Ma dove le nostre famiglie pregano insieme? Dove papà e mamma sono capaci ancora di benedire i loro figli, di esprimere cioè quel sacerdozio di tutto il popolo di Dio, il sacerdozio dei battezzati, che consente veramente di benedire? Dov'è che noi trasmettiamo la bellezza di ciò che siamo e di ciò che crediamo a chi viene dopo di noi? Questo è un esame di coscienza al quale non possiamo esonerarci. Lo dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare proprio in forza di ciò che noi viviamo, di ciò che abbiamo vissuto, di quel sentimento di amore, di reciprocità, di fedeltà, di indissolubilità di quella promessa che ti ho fatto, che mi fa dire: ciò che ho vissuto appartiene a tutti quanti noi. E quindi si diventa testimonianza, si diventa capacità di una trasmissione viva.
Non c'è una trasmissione pedisse qua, ovvia, non perlomeno sul tema della famiglia, non sul tema della fede. C'è una trasmissione che è viva e che deve rimanere sempre tale. Allora, ecco, io mi fermo a questo punto, cioè nel dire aiutateci a esprimere nel migliore dei modi la bellezza del matrimonio, il desiderio di avere una famiglia, perché solo nella misura in cui noi avremo delle famiglie, delle coppie che con il loro entusiasmo, pur con la loro fatica, con il loro sacrificio, che sono però espressione di amore che sempre si dona e per sempre si dona, allora avremo vinto anche questo momento critico della nostra storia. In questo secondo giro, poi, come per rispetto di tutti noi vorremmo non finire tardi, quindi per le 11 vogliamo concludere, quindi abbiamo veramente la possibilità di un secondo giro. Io vorrei in particolare con Miriam, con Costanza e con Pupi, vorrei approfondire un aspetto che ha colto Monsignor Fisichella all'inizio, oppure quando rivolgeva questa domanda ai più giovani che ci sono tra di noi. Voi, come me, vivete in un mondo dove affermare queste cose è essere controcorrente. Non è certamente la cultura dominante, quella di quello che io ho ascoltato, della testimonianza che voi fate, perché anzi sembra di proiettare, a proposito di film, un film antico, di quelli che vanno a velocità, ad immagini rallentate. Eppure la forza della vostra testimonianza è la forza di una testimonianza che non sventola una bandiera, ma che è quella che racconta la verità della vita, dell'esperienza. Ecco, come vivete questa sfida di ogni giorno, che è poi quella della testimonianza della bellezza di un'esperienza? Per esempio tu, nel libro che hai scritto, hai detto due cose che a me mi hanno fatto sobbalzare, perché sono assolutamente vere. Quando tu dici: mi devi spiegare che cosa ci sia di eroico e spericolato nel fare solo quello che ti va. Adesso, pensiamo se ognuno di noi oggi l'ideale è la libertà coincide col fare quello che ci va. Anzi, tutti i desideri sono diventati un diritto, non c'è più di distinzione. E poi dici: a fare questo sono buoni tutti. È l'impegno di certo, non l'evasione, la vera trasgressione. Oppure, se accogli solo quello che è omologo a te, a quello che pensi tu, non sei sposata con un uomo, ma con te stessa. D'altra parte anche Obama ha detto love is love, no? Quindi, ma cioè, credo che questo sia il grande inganno dell'uomo venuto fuori dal Novecento, l'uomo che ha, vabbè, forse prima ancora dall'illuminismo, dall'uomo che ha tolto la cattedrale dal suo orizzonte, che quindi si è scelto come misura ultima della vita, ed è il grande conflitto, contraddizione con invece l'idea dell'uomo cristiano, che è un uomo, che ne parla il mio terzo libro, che peggio ancora si chiama obbedire è meglio del sacrificio. Quindi proprio sono recidiva. Perché il secondo si intitola Sposati e muori per lei. Sì, sposala e muori per lei. E il terzo, obbedire. Ne becco una, oh. Perché la maestrina, scusate. Sei peggio di mia moglie, lasciamene una. Lo so, sono la sindrome della preside, scusate. Mia moglie fa l'insegnante, quindi ecco, guarda. Quindi. No, vabbè, comunque il punto dell'obbedienza, l'idea che si è ormai affermata è appunto che tutti i desideri hanno diritto di cittadinanza, da quando appunto dall'illuminismo in poi abbiamo tolto l'orizzonte trascendentale dalla prospettiva dell'uomo, e da quando anche abbiamo sdoganato l'inconscio come fonte di informazione fondamentale sulla realtà. Invece
che poi è un altro modo di chiamare il demoniaco, perché dal cuore dell'uomo viene di tutto, dice il Vangelo, ogni sorta di impurità. Invece l'idea che noi abbiamo dell'uomo è che l'uomo è una creatura ferita dal peccato originale, ferita in qualche modo, cioè che c'è un bug, qualcosa che non ci fa funzionare bene, che ci rende bisognosi di redenzione, cioè di essere salvati, ma salvati vuol dire proprio concretamente che c'è qualcuno che ci fa felici, che non è vero che se rimuoviamo tutte le cause di disuguaglianza, se mettiamo delle buone regole, se buttiamo la carta nel bidone giusto, se mangiamo biologico, se mettiamo tutto a posto siamo felici, perché c'è una sete di felicità, una sete di eterno che non ci fa funzionare bene comunque, insomma, quello di cui parla anche Sant'Agostino, quello di cui parla sempre il cuore dell'uomo. E queste due grandi visioni dell'uomo, quella dell'uomo contemporaneo senza Dio e l'uomo invece cristiano, io penso che il punto centrale sia questo: a chi obbedisco, a chi voglio piacere? Voglio piacere al mistero, voglio obbedire a qualcuno che non è. Alla fine avere fede significa ascoltare un'altra fonte di informazioni sulla realtà, cioè non fidarsi solo completamente di noi stessi, ma ascoltare qualcun altro. La preghiera della Chiesa tutte le mattine comincia con l'invitatorio: ascolta Israele, ascolta la mia voce, cioè non fidarti completamente di te stesso. Invece il mondo ci propone l'idea, io ai miei figli dico il mondo Vodafone, tutto intorno a te, cioè non è che tutto quello che ti salta in mente solo perché tu ti viene in mente, lo puoi fare, cioè devi fare un giudizio sui tuoi sentimenti, a volte anche andare contro, sigillarli dentro un acquario col silicone in modo che non esca neanche una goccia, perché a volte i nostri sentimenti sono ingannevoli. Il Vangelo lo dice: dal cuore viene fuori appunto ogni sorta di male, e l'unico buono è Dio. E quindi se anche voi che siete capaci, che siete cattivi, siete capaci di cose buone, ma no, l'uomo è profondamente cattivo nel senso proprio schiavo, nel senso etimologico, schiavo di qualcosa che non lo fa felice. E questa testimonianza, invece, diciamo controtestimonianza sulla famiglia, vabbè sì, un po' di critiche, un po' di insulti, io però volevo rassicurare quelli che su Twitter mi insultano che io in realtà non li leggo, gli insulti li legge qualcun altro per me e mi faccio riferire solo i complimenti, quindi ogni tanto lo dico, non mi sprecate energie perché io leggo solo complimenti. E poi mio marito per esempio legge le recensioni, io chiedo ma la leggo o no? Vabbè no, lascia perdere, solo quelle con molti complimenti. E comunque in realtà anche quelle che mi hanno criticato, per esempio il Fatto Quotidiano, quando è uscito il primo libro, la giornalista mi ha intervistato, ha detto dobbiamo ammettere che anche noi che abbiamo combattuto per la 194, che chiamiamo l'aborto un diritto, il divorzio una conquista, anche noi che veniamo da questa cultura, però il nostro cuore alla fine anela qualcosa di eterno, cioè l'uomo ha una sete di qualcosa, di un amore che sia totale, che sia per sempre, tutti abbiamo questa cosa scritta dentro il cuore. Il problema è che molti, credo soprattutto molte, con la rivoluzione sessuale, soprattutto le donne sono rimaste fregate, se posso usare questo termine non proprio elegantissimo, però cioè, l'uomo che è venuto fuori da questa rivoluzione, l'uomo così, che si crede così liberato, in realtà è un uomo profondamente infelice. E quindi sì, è vero, c'è un po' di critiche, un po' di battaglia, un po', però alla fine io penso che se si porta con un po' di umiltà la propria esperienza, non si dice tu sbagli, ma io dico quello che per me e le mie amiche, le mie compagne dell'Agnello ha funzionato. Io credo che difficilmente qualcuno ti possa contestare, perché alla fine in fondo questa sete ce l'abbiamo uguale tutti, questo desiderio. Prima mi dicevi, perché stiamo concludendo, che avevi da mamma e da giornalista, oltre che da testimone, anche delle
domande molto, dicevi, ma ci sono delle proposte concrete alle istituzioni, alla politica? Ah, sì, no, la cosa che mi fa arrabbiare tantissimo è il discorso della conciliazione lavoro-maternità, che secondo me è una grande balla, cioè che si possa tenere insieme tutto, non è vero, che non è vero che si può fare bene la mamma e bene lavorare negli anni in cui i bambini sono piccoli. Poi molte di noi sono costrette a farlo faticando da morire, addormentandoci ovunque, anche a messa, se posso dirlo. No, perché io negli anni in cui avevo i 4 bambini in 7 anni e andavo appunto a messa tutte le mattine, mi mettevo lì sulla panca appoggiata, a volte credo di aver anche russato. Poi ho sviluppato una tecnica nei bagni delle conferenze stampa, dove andavo per lavoro con la testa sul rotolo di carta igienica appoggiata al bagno, ho dormito ovunque, ma perché è oggettivamente faticosissimo, perché e tra l'altro in Italia per esempio il part time non viene concesso, cioè è sempre a discrezione del datore di lavoro, mentre in altri paesi se una madre lo chiede è disposta a guadagnare di meno, l'aspetta di diritto. No, la mia proposta che faccio quando lavoravo al TG3 Economia, l'ho fatta a vari ministri, mi hanno tutti guardato come una pazza, ho detto guardi, io adesso lei mi dia 3 anni che sto a casa, mi tenete il posto, io poi glieli restituisco dopo quando avrò 60 anni e nessuno mi si filerà più e finalmente, cioè, poi, lavoro fino alla morte, glielo prometto, però adesso. Perché ogni volta che si parla di conciliazione, cioè di conciliazione maternità-lavoro, si parla solo di asili nido o di appunto asili nido aziendali, quote rosa, che secondo me è un'altra follia, perché sarebbe proprio una tragedia cosmica se entrassi in un consiglio di amministrazione o in Parlamento. Con i bambini piccoli è veramente, secondo me, il punto è non permettere alle madri di lavorare, ma permettere alle lavoratrici di fare le madri. E quello. Cioè, le donne reali che conosco, nessuna è preoccupata per le quote rosa, tutte sono preoccupate perché c'è sempre la riunione il giorno della recita dell'asilo, perché c'è il pediatra, e c'è insomma, è una fatica veramente tremenda, per cui insomma secondo me bisognerebbe completamente capovolgere il discorso sul mondo del lavoro e dice una femminista cattolica che le donne che chiedono gli stessi diritti degli uomini mancano di ambizione e di fantasia, cioè noi vogliamo altri diritti perché abbiamo altre esigenze, altre capacità, tra l'altro spesso insomma. E poi vabbè, l'altra cosa che raccontavo al ministro è che io e mio marito ci siamo sposati prima in chiesa, perché lui era dipendente RAI e io sono stata precaria per 13 anni e non potevo firmare altri contratti se avevo un congiunto in RAI, un amante forse sì, però il marito no. Quindi abbiamo chiesto la dispensa al vescovo e ci siamo sposati prima in chiesa senza effetti civili e poi abbiamo avuto gli assegni familiari pur dichiarando che i figli erano al 50%, tutto nella legge, però risultava che io ero una ragazza madre. Quando poi, però convivente, insomma, tutto dichiarato nella legge, quando ci siamo, nulla è cambiato della nostra vita, però sono stata assunta e ci siamo sposati anche civilmente, abbiamo perso tutti gli assegni che si chiamano familiari, ma in realtà sono per le coppie di fatto, attualmente per come è la legge. Infatti so che mi raccontano tante volte in incontri come questi che molti si separano fittiziamente per avere benefici fiscali. Cioè, visto che le risorse dello Stato sono limitate, secondo me sarebbe bene che si aiutassero prima quelli che prendono un impegno definitivo rispetto a quelli che convivono. Pupi. Io ho solo una frasettina finale che mi ero scritto, che ho letto sempre nella tua intervista e mi sembra che l'hai testimoniato, ma è solo per darti veramente lo spunto di un'ulteriore testimonianza da parte tua. Dicevi: non ho paura di dire cose perché per come ragiona il mondo sembrano essere totalmente impopolari o addirittura banali.
Sì, riflettevo in precedenza, ascoltando sia Sua Eminenza che Costanza, che quando si entra nel territorio dello strettamente personale si è molto efficaci. Lei, quando ci ha raccontato di cosa le è accaduto dicendo messa la mattina del suo compleanno da solo, e l'ebbrezza che ha provato, il brivido che ha provato, la commozione che ha provato, la riconoscenza che ha provato nell'immaginare i suoi genitori nel momento in cui si sono baciati e hanno generato lei con quel bacio. O quando ha parlato della nostalgia di paternità che c'è in un sacerdote, in chi si è sposata a Cristo. Anche ho sentito un'autenticità, un'efficacia. L'ho sentita molto vicina. E così te, quando parlavi, nel momento in cui ti addormentavi in chiesa, nel bagno, sulla carta igienica. Ecco, io penso che questo paese abbia bisogno di dire se stesso, a tutti i livelli, di togliere il microfono, di spegnere tutti i microfoni alle persone che parlano in astratto, parlano oggettivamente, per sapienza così, sempre in terza persona, mai in prima persona. E allora ho poche cose da aggiungere a quello che ho già detto, anche per non annoiare, ma la prima riflessione che posso fare è, non vorrei addolorarla, lei non ha nessuna responsabilità comunque, ma alla luce di questa serie che è stata più volte citata, che riguardava un matrimonio che dura 50 anni, proposta su Rai 1, prima serata, io mi immaginavo che la Chiesa Cattolica avesse mandato qualche segnale, dicendo bene, magari facciamo ancora, finalmente, l'Osservatore Romano un articolo, non so, qualche cosa che accadesse di là dal Tevere, silenzio più totale. Il mio parroco, che è una persona fantastica, mi ha detto bravo, finito. Quindi io quel bravo lo potevo tenere forse anche senza dover fare 6 puntate. La seconda cosa che volevo dire è che la famiglia, il fine della famiglia è generare figli, in effetti. È la fabbrica degli italiani. E se gli italiani di oggi sono diventati così complessi, così problematici, così difficili da capire questi ragazzi, veramente, almeno nella gran parte, è perché chi li produce è incerto, è complesso, e come diceva giustamente Benedetto XVI, vive il relativismo in un modo ormai totalmente esasperato. E allora vedo questi ragazzi che vengono a farmi da assistenti, volontari, nelle truppe, perché molti di loro sono poi di una sensibilità estrema, sono ragazzi anche fantastici, ma sono tutti figli separati. Tutti figli con genitori che hanno avuto dei problemi, soprattutto nella carenza del padre, perché la figura che si è più deresponsabilizzata nel contesto familiare è il papà. Il primo che se ne va è il papà. Il primo che crede di risolvere i problemi del figlio in mille modi, se non quello di rimanere a casa a fare il padre, è il papà. E questi ragazzi non lo riconosceranno mai, ma hanno una nostalgia di rivedere i loro genitori assieme, che è veramente la loro colonna sonora. E io lo sento, io l'avverto, io poi divento immediatamente il loro confessore, non voglio portare via il lavoro a nessuno, ma il confessore, il pediatra, il medico, tutto, divento tutto per loro. E quindi nel confidarsi si sente che a un certo punto è questa assenza. L'altra cosa che avverto è nella rinuncia della genitorialità, di come si fa velocemente, in fretta, a liberarsi di un problema che può essere il figlio. Siccome l'ho vissuto in prima persona, e in 3 parole ve lo dico com'è andata, ecco, credo di poter testimoniare come bisogna essere molto cauti in questa pratica. Io mi trovavo nel 1969
1969, avendo fatto due film a Bologna, in Emilia, fuori dal sistema, finanziati da un mecenate bolognese, di enorme insuccesso. Avevo fatto perdere a un signore di Bologna 260 milioni nell'arco di 2 anni. Con 2 film, il primo aveva per titolo Balsamo sull'uomo di Satana, il secondo Thomas gli indemoniati, ha perso 260 milioni. Sono andato da lui, malissimo, il secondo manco uscito. Sono andato da lui e ho detto, si faceva chiamare Mr. X, facciamo un fumetto. Sono andato da lui e ho detto, Mr. X, avrei una terza idea. E lui mi ha detto, anch'io. Non erano coincidenti. Sono rimasto senza lavoro, senza niente, sono entrato al bar Niagara, Sono entrato al bar Niagara, che è un bar dove non dovete entrare mai, io spero che ci sia caduta una bomba e siano morti tutti, perché non c'entravo mai al bar Niagara, è un bar di Piazza Malpichi, e dico, un caffè? E mentre mi fa il caffè, questa barista dice, c'è un certo Avati qua? C'è uno che si chiama Avati qua? Avati? Dico io, perché? Con un senso di chissà che... La vogliono al telefono da Roma. Bar Niagara da Roma, 1969. Dov'è il bar? Dov'è il telefono? Di là, dietro. Vado dietro. Pronto? Pronto? Pronto, qui da De Laurentiis. Il signor Avati? Sì, le posso passare il dottor Dino? Dottor Dino De Laurentiis. Certo, certo, me lo passi. Glielo passo, eh? Sì, me lo passi, certo, me lo passi. Dottor Dino? Io non lo conoscevo. Dottor Dino? Al terzo dottor Dino, una pernacchia di tutto il bar, pazzesca. Questa era Bologna, la provincia è spietata. Questo era... Voi non eravate nati, ma c'era l'applausometro una volta in televisione. Il mio applausometro è stato quello lì, quella pernacchia lì di tutta Bologna che mi ha fatto una pernacchia. Sono dovuto scappare quella notte a Roma. Mi sono trovato a Roma senza lavoro, senza niente. Mia madre affittava le stanze. Telefono staccato, luce staccata, 2 figli. Mia moglie una mattina mi dice: sono incinta. Telefono staccato, tutto al Monte di Pietà, i regali di nostro al Monte di Pietà, sono incinta. Cosa farebbe una coppia oggi, sono incinta? Ha tutti gli alibi e tutte le ragioni per rinunciare al bambino, no? E non lo posso dire a mia madre, chissà, viene giù la casa, dobbiamo assolutamente rinunciare, trova qualcuno, trovami i soldi, 150.000 lire costava abortire. Mi sono rivolto alla mamma di una truccatrice che conosceva un medico, 150.000 lire. Abbiamo impegnato le ultime cose, abbiamo rimediato le 150.000 lire. La mattina ci siamo vestiti, pronti ad aspettare queste 2 signore che ci avrebbero portato alla clinica. Sono venute puntuali, sono salite, mia moglie era pronta, io ero pronto. Siamo usciti sul pianerottolo, aperto l'ascensore, stavamo entrando sull'ascensore, io e mia moglie ci siamo guardati, ci siamo abbracciati, ci siamo messi a piangere, io ho dato le 150.000 lire alla signora truccatrice e abbiamo Alvise Avati, che oggi è uno dei più grandi animatori della storia del cinema. Eccellenza, a lei il compito di chiudere questo nostro incontro, anche con un messaggio che ci vuole dare. Tra l'altro invito a tutti, veramente, il documento che è stato fatto dal Sinodo ha dei passaggi a cui lei ha partecipato, anche nella stesura, dei passaggi molto, molto, molto belli. Ne cito solo uno. Non è difficile constatare il diffondersi di una mentalità che riduce, a proposito di quello che diceva Puppi adesso, la generazione della vita ha una variabile della progettazione individuale o di coppia, mentre l'apertura alla vita è esigenza intrinseca dell'amore coniugale.
Bisogna dar ragione della bellezza e della verità, di un'apertura incondizionata alla vita come ciò di cui l'amore umano ha bisogno per essere vissuto in pienezza. Sì, vorrei ritornare a conclusione alla testimonianza di una coppia di sposi australiani che era presente a ottobre al Sinodo e ci ha dato la sua testimonianza. 55 anni di matrimonio, e hanno detto: sono 55 anni che siamo sposati, ci volevamo molto bene quando ci siamo sposati, ci amavamo, continuiamo ad amarci e questo per noi è un grande mistero. Io vorrei prendere questo termine, questa parolina, perché è quella che più di ogni altra ci aiuta a comprendere la bellezza della famiglia e del matrimonio. È un grande mistero. Lo dice anche Paolo nella lettera agli Efesini. È un grande mistero. Ma il mistero, vedete, non è ciò che non si capisce. La concezione per cui noi diciamo adesso è un mistero, pensiamo subito non si capisce. Ma questa concezione è incominciata a nascere nel 1700 di fatto, 1600-1700, e comincia con il razionalismo. Siccome la ragione è l'unico criterio di giudizio ed è l'unico criterio di verità, ciò che la ragione non capisce allora è un mistero. Ma la concezione del mistero non è questo, non è ciò che non si capisce. È ciò di cui abbiamo bisogno di riceverne la spiegazione. Questa è la concezione di Paolo. Un mistero nascosto, ma adesso ci è stato fatto conoscere, adesso ci è stato rivelato. Io credo che noi dovremmo vivere la dimensione di quell'amore sponsale, di quell'amore della famiglia, come un grande mistero che Dio ci fa conoscere giorno dopo giorno. Cioè la gioia di entrare nel mistero, la gioia di volerne conoscere, di volerne sapere sempre di più su noi stessi, sulla relazionalità di amore che è quella tra marito e moglie, di madre e padre con i propri figli e viceversa. Il grande mistero della nostra vita che è composto da un mistero di amore, che non si esaurisce. Non si esaurisce, perché dentro di noi c'è proprio quel senso di eternità, c'è quel senso di trascendenza che ci spinge ad andare sempre oltre. Io, vedete, vorrei lasciarvi con un'espressione che mi ero annotato prima di partire da Roma, perché è un'espressione che mi è piaciuta quando l'ho trovata. È un'espressione molto antica, è della fine del secondo secolo. La dice un autore che per molti versi sta sul limite dell'eresia continuamente, è Tertulliano. Una espressione però che è molto significativa perché in diversi aspetti ci dice quello che è la realtà del matrimonio. E dice: la Chiesa unisce, l'Eucarestia conferma, la benedizione suggella, gli angeli annunciano a Dio e il Padre ratifica. Come siete una carne sola, così siete un solo spirito. Io penso che dovremmo vivere di questi quattro momenti. Capire come siamo stati uniti. Capire la bellezza di questa unione che è fatta di una promessa reciproca e che la Chiesa è lì, testimone, il sacerdote è lì che ha messo la sua mano, io lo faccio volutamente anche se non è previsto, ma sapete, gli sposi si danno la mano destra e con la mano destra ratificano il patto, la promessa. Io poi amo mettere la mia mano e stringere le loro mani per dire: qui c'è la Chiesa, qui c'è la presenza di Dio che sta ratificando quello che voi state dicendo, qui c'è una presenza ancora più grande. Sappiate però che nella misura in cui voi
sarete autenticamente un'unica carne, sarete anche un unico spirito. La carne poi viene a consumarsi, ma lo spirito permane. Lo spirito va oltre. Lo spirito, siccome suggellato dall'amore, non conosce confini. Sono tre le cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità, l'amore. Ma di tutte, dice l'Apostolo, quella che rimane e la più importante è l'amore. L'amore, come noi lo concepiamo, non è per una settimana, non è per 5 anni, per 16, per 25, per 50, è per sempre. E solo nella misura in cui è per sempre è autentico amore. Grazie. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Io farei veramente un calorosissimo applauso brianzolo alla nostra Pupi Avati, Costanza Miriano e Sua Eccellenza Monsignor Fisichella. Prima di dare un po' di avvisi, perché ci sono delle opportunità in questi giorni molto importanti a proposito di amore, di testimonianza e di attenzione all'altro. Primo avviso, prima di dire una piccola cosa personale che mi ha, cosa trattengo da quello che ho ascoltato, ma domani c'è la giornata del Banco Alimentare. In un momento come questo, proprio difficile come quello che stiamo vivendo dopo tanti anni di crisi economica, ancora oggi dati dell'aumento della povertà nel nostro paese, credo che al di là, diceva Pupi, più che le parole servono i fatti, la concretezza, le testimonianze. Il gesto che domani ognuno di noi può fare, andando o a fare il volontario presso i supermercati di tutta Italia, anche qui della Brianza, per aiutare a raccogliere gli alimenti da dare poi alle persone che in questo periodo non ce la fanno, oppure facendo semplicemente la spesa, 1, 2, 3, la spesa anche per quelli che, pensando a quelli che non ce la possono fare in un momento così difficile, credo che sia un bellissimo gesto e una bellissima testimonianza. Per questo invitiamo tutti voi, lo faccio personalmente, ma come fondazione, a partecipare domani alla giornata del Banco Alimentare, e lo troverete, ormai è una tradizione del nostro paese, e lo troverete in tutti i nostri supermercati. Prima di dare gli altri avvisi io dico una semplice cosa, perché mentre parlavate, il richiamo più forte è stato su questo, Papa Francesco nell'ultimo periodo ha sempre detto che il cristianesimo non si diffonde per proselitismo, ma per attrazione. No? E anche, sì, ma poi anche, è una cosa che ritorna ogni volta, il mio amico Don Carron me lo dice, addirittura parla di invidia. Ecco, io credo che noi dobbiamo sentirci esattamente questa, noi siamo attratti, non perché diciamo, o crediamo nella famiglia, io, non perché diciamo appunto che la famiglia è una cosa importante, eccetera, ma perché lo comprendiamo e lo viviamo, perché qualcuno ce lo testimonia, e che perché per noi diventa vero. Nella sfida della vita, se io penso alla mia vita e alla vita che faccio, ci sono due fattori che mi hanno sempre tenuto saldo in tutti questi anni di esperienza a Roma, lontano dalla famiglia, nella politica, nella responsabilità. E i due fattori fondamentali a cui sono stato aggrappato e che mi hanno aiutato sono stati essenzialmente due: la mia famiglia, l'amore di mia moglie e dei miei figli, e l'appartenere alla comunità cristiana, cioè alla grande famiglia che è la Chiesa, dove il valore dell'amore tra me e i miei figli e tra me e mia moglie diventa esperienza di ogni giorno. Questa è la cosa che anche a Roma, in quel Parlamento e nella responsabilità che sento, mi ha aiutato. Ed è quello che oggi voi mi avete confortato. Mentre preparavamo questo incontro, io ho un mio amico giornalista che lavora con me, non so se me lo conferma perché Monsignor Fisichella fa anche, tra le tante cose, anche la Congregazione per i Santi, mi raccontava che quando c'era da decidere se far santo uno o no, e c'era grande discussione, Papa Wojtyła ad un certo punto della discussione, perché si diceva ma quello ha fatto il miracolo, non l'ha fatto, è vero, eccetera, e me lo sono scritto,
avrebbe tagliato corto e avrebbe detto: guardate, è stato fedele nel quotidiano, nel terribile quotidiano. Più miracolo di questo? Ecco, io credo che questa sia la sfida che noi abbiamo davanti. All'uscita è possibile acquistare i libri degli amici che sono qui. In fondo alla sala trovate un banchetto di AFSI e anche per le cartoline di Natale per sostenere i progetti di volontariato appunto nei paesi del terzo mondo. La nostra famiglia di Bosisio Parini, un'altra grande opera della nostra Brianza, vende le agende del 2015. Il 19 dicembre a Casate Novo, incontro dell'AFSI sui cristiani perseguitati. Questo è un bellissimo incontro con Rodolfo Casadei e Maria Acquisimi, inviati in Iraq. 19 dicembre a Casate Novo. Permettetemi di ringraziare gli amici della Fondazione Costruiamo il Futuro, il parroco che ancora una volta ci ha ospitato, tutti voi, grazie della cortesia, della pazienza e grazie innanzitutto a voi che avete accettato il nostro invito. Buonanotte. My boss won't be happy.